4 novembre 1966. Sono passati 55 anni da quelle ore terribili. La città fu travolta dalla furia delle acque, rimanendone sfigurata anche nell'anima. I morti furono 35, innumerevoli i danni economici, incalcolabili quelli delle opere d'arte. Firenze si scoprì fragilissima. Ci sono immagini di quei giorni che restano indelebili nella memoria di tutti noi. Il crocifisso di Cimabue, violato dalle acque, sorretto dal restauratore Salvatore Franchino, che allarga le braccia in segno di sconfitta. Il fango ai piedi del David di Michelangelo, le piccole imbarcazioni che il sindaco Piero Bargellini fece accorrere in Piazza della Signoria per portare i primi aiuti. E poi i giovani, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, quella meglio gioventù che fu chiamata gli angeli del fango e che aiutò i fiorentini a liberare dalla melma case, libri, dipinti, memoria. Ogni anno, all'approssimarsi della ricorrenza, la città ricorda quei giorni drammatici con iniziative e commemorazioni. Negli ultimi anni l'alluvione ha assunto un significato simbolico ulteriore. Prima come testimonianza tragica dei cambiamenti climatici in atto, poi come prova emblematica di resilienza. La pandemia ha drammaticamente mostrato a tutti noi la nostra vulnerabilità, ma anche la nostra capacità di reagire, di rimettersi in gioco, di resistere, insomma, di non farsi abbattere dalle avversità. Arriviamo dunque a questo 4 novembre consapevoli di non essere affatto fuori dall'emergenza sanitaria e che la guardia deve restare ancora alta per non incorrere in altre chiusure, in altri lockdown, in altre vittime. L'esempio dell'alluvione può aiutarci a ricordare come la città non si sia mai lasciata vincere dalle sfide della storia, anche le più terribili. Non è un caso che il presidente Mattarella lo abbia ricordato lui stesso in uno dei suoi ultimi discorsi proprio sul Covid e sulla pandemia. L'Arno che ora scorre tranquillo rimane ammonito perenne della nostra umana, fallibile, delicatissima natura. Grazie a tutti voi e che questo 4 novembre continui ad essere per noi un faro che parte dalla memoria e ci apre al futuro.